Ciao gente, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Giulia, oggi nuovo video haul! Nell'ultimo mese ho comprato un sacco di cosine un po' particolari, carine, che non vi ho ancora fatto vedere qua su YouTube, quindi ho detto perché non registrare un video in cui vi faccio vedere tutte queste ultime cose. Ho anche preso, mi sembra, 2 o 3 capi da Zara che non sono riuscita a inserire nell'ultimo video haul tutto dedicato a Zara, perché le ho prese forse il giorno dopo, quindi ve le faccio vedere oggi. In caso foste interessati a vedere quel video, ve lo lascio su in alto. Se vi fa piacere e non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, è gratuito e serve per supportare me e il mio canale. Comunque, anche se non sembra, dietro un semplicissimo video c'è veramente sempre un sacco di lavoro tra il registrarlo, pensarlo, l'editing e tutto il resto. Direi che iniziamo, perché ho veramente tantissime cose da farvi vedere e non vorrei che diventasse un video infinito, quindi iniziamo con Zara. Questo è il sacchettino, non tutto quello che vi farò vedere è ancora nei sacchetti perché alcune cose le ho già utilizzate, alcune cose mi servivano da scattare per Instagram. Comunque Zara è ancora qua e vi faccio vedere cosa ho preso. Come prima cosa abbiamo questa tuta fatta in questo modo, con il polsino sul fondo. Questa è la classica tuta, quella basic di Zara, che anche l'anno scorso avevano fatto in tantissimi colori. Io questa ce l'ho sia in lilla che in nero, se non sbaglio. Ho deciso di riprenderla anche quest'anno perché, a parte che il colore è veramente bellissimo, neanche a dirlo, e poi mi sono trovata veramente molto molto bene con quelle dell'anno scorso, soprattutto in inverno, perché la parte interna è felpatina così, e poi anche il prezzo devo dire che è abbastanza basso perché costa 15,95 €. Di questa qua io ho preso una taglia M perché le felpe e i pantaloni della tuta mi piacciono abbastanza over, quindi anche l'anno scorso avevo preso una S, poi però sono tornata a cambiarla con una M perché mi piace stare comoda e perché, appunto, come vi dicevo, mi piace che siano abbastanza abbondanti. Insieme al pantalone ho preso anche la felpina, sempre dello stesso colore. Adesso la vedete un po' stropicciata perché è una settimana che è dentro nel sacchetto, infatti ho detto devo registrare il video perché non vedevo l'ora di utilizzarla. Mi sono innamorata del colore, forse ve l'ho già detto. Vi dico che la parte di sopra costa 9,95 € e di questo ho preso una S perché già comunque, come vedete, è abbastanza larga, non è di quelle che stanno proprio proprio attillate. La vediamo insieme indossata. Altra cosina che ho preso da Zara sono questi calzini qua, che costano 12,95 €, come vedete la taglia è unica, c'era soltanto la M. Pensavo di provarli ad indossare con i mocassini, quindi se vi interessa vedere che look realizzerò, seguitemi su Instagram, mi chiamo giuxoxo, esattamente come qua su YouTube, e lì posto sempre tutti i miei look, tutto quello che faccio inerente alla moda e al fashion, insomma. Altro acquisto da Zara e sono queste collant rosa. Lo so, sono un pochino particolari. Questo è il prezzo, pagate 9,95 €. Avevo in mente un look con delle scarpe altrettanto particolari che vi farò vedere più tardi e quindi ho deciso di prenderle appunto in fucsia. Anche questo, se volete vedere come le abbino, ci vediamo su Instagram. E tra l'altro le collant colorate sono una tendenza di questa stagione, e quindi ho detto proviamo a vedere se riesco a abbinarle in qualche modo. Passiamo ora a Bershka, ho preso 2 cose. Iniziamo da il pezzo forte, che sono questi pantaloni qua. Tra l'altro sono veramente di una morbidezza che non avete idea, cioè passate in negozio, sedete in giro a sentire questi pantaloni perché sono veramente morbidissimi. La cosa che mi piace un sacco dei pantaloni di Bershka è che la taglia più piccola, ovvero la XS, è la XS, vero?
Sì, la taglia XS di vita, anche se sono a vita alta, mi va perfetta, io sono strafelice di questa cosa. Poi sulla gamba vanno giù morbidi e abbastanza larghi, cadono abbastanza larghi sulla gamba. E tra l'altro, altra cosa molto figa di questi pantaloni è che non mi vanno lunghi, anche questa cosa molto molto strana. Volevo soltanto, visto che ne stiamo parlando, fare un appunto. Spesso sotto nei commenti, cioè non spesso, però capita sotto nei commenti che qualcuno mi dica: ma non è carino che tu dica nei video che la taglia più piccola di Zara ti vada grande in vita. Ragazzi, io credo che i video haul siano fatti per vedere come stanno i vari capi indossati su varie fisicità. Quindi, se mi va una gonna, un pantalone largo in vita, io ve lo dico, perché non potrei mai dire questo pantalone mi sta perfetto, poi magari una ragazza che ha il mio stesso fisico va ad acquistarli in negozio o li acquista online e poi va gigantesco. Cioè, io credo che lo scopo del video haul sia un pochino questo. Quindi, quando vi dico questa gonna mi va larga in vita, non è assolutamente per dire oh mio Dio quanto sono magra, anche perché è una cosa che non mi fa particolarmente piacere se vi devo dire la verità, e è soltanto per farvi capire appunto la vestibilità del capo. Piccola parentesi chiusa, spero sia l'ultima volta che devo specificare questa cosa, ma tanto lo so che non sarà l'ultima volta, quindi vabbè, anche a questo giro abbiamo detto questa cosa. Non vi ho detto il costo dei pantaloni rossi di prima, che era di 25 euro, e da abbinarci insieme ho acquistato anche questa magliettina fatta così. Questa è proprio una delle classiche magliette che utilizzo sempre praticamente, perché ne ho tantissime fatte così di vari gruppi musicali e le utilizzo sia in inverno, magari sotto il blazer, sotto la felpa, sia magari in estate con un jeans, uno shorts. Queste veramente le ho utilizzate sempre. Questa qua in particolare è dei Nirvana, l'ho pagata 15,99 euro. Ho preso la taglia S e non la XS, perché di questo genere di maglia qua di solito prendo una taglia in più per non averla stretta attillata, perché mi piacciono anche queste abbastanza oversize. Comunque la vediamo indossata. Ora, passiamo subito a qualcosa che avete visto nella miniatura e di cui sicuramente siete molto molto interessati, perché quando l'ho pubblicata su Instagram ho ricevuto milioni e milioni di direct, no, milioni no, però un sacco di direct di domande, ovvero queste New Balance qua. Finalmente mi sono decisa, era un po' che le guardavo, non sapevo se prenderle o no, e ho preso le New Balance 550. Le giro così si vede la scritta, ok. Queste qua in color viola, perché boh, non lo so, mi piacevano di più. Poi verdi, sinceramente, le ho viste ovunque e su tutte, praticamente su Instagram hanno tutte quelle verdi, quindi ho detto le prendo in un colore diverso. Tra l'altro io ho un sacco di cose viola a cui abbinarle. Ho anche fatto delle foto che dovrei aver già pubblicato su Instagram quando uscirà questo video, quindi se volete vedere come le abbino, come vi dicevo prima, andate sul mio profilo Instagram. Queste sono molto molto comode, vi devo dire la verità. Io ho preso un controllo, prima di dire cavolate, un 38, che è il mio numero. In realtà forse sarebbe andato meglio un 38 e mezzo, quindi per le ragazze che mi chiedono: ma devi prendere il numero giusto, devi prendere mezzo numero in più, un numero in più, io personalmente con queste che sono il 38 ci ho camminato tutto il giorno, non mi hanno fatto male ai piedi. Però forse tornando indietro avrei preso un mezzo numero in più rispetto a tutte le altre sneaker, insomma, anche delle Dunk, delle Jordan, di solito porto il 38. Rispondo subito a una domanda che so che mi farete, che mi avete già fatto anche su Instagram, e per rispondere a questa domanda cambio scarpa. Nel senso che prendo questa qua perché la domanda è: dove le hai acquistate, dove le hai trovate?
E la risposta è su StockX. Non so se sul bollino c'è scritto StockX, no, infatti non c'è scritto. Comunque questo qua è il bollino che utilizza StockX quando invia le scarpe per la verifica di autenticità, per comunque dirvi che le scarpe sono originali. Queste in particolare, allora non mi ricordo di preciso quanto le ho pagate, ma comunque varia in base al colore tantissimo, in base anche al numero, quindi non ha senso che sto qua a dirvi queste le ho pagate tot. Tra l'altro, una settimana dopo che le ho acquistate io erano già risalite di prezzo, quindi varia un po' in base a un sacco di fattori. Quindi se volete andare a dare un'occhiata, magari vi lascio il sito di StockX sotto nel box informativo. Passiamo alla prossima cosina che ho da farvi vedere. No, ragazzi, non sono le scarpe di prima, ma sono delle altre New Balance, perché come al solito quando mi piace una cosa non mi regolo e quindi vi faccio vedere anche queste qua, che in realtà avevo comprato qualche giorno prima quelle che vi ho fatto vedere. Questo modello qui sono le New Balance 5 e 30. E questa qua è la colorazione, quella che è leggermente grigina, non è proprio quella bianca bianca. Anche di queste ho preso un 38 e forse di queste ci vuole proprio un numero in più perché le trovo leggermente più piccole rispetto alle 5,50. Queste in particolare non le ho ancora utilizzate, ma ho già in mente degli outfit da crearci, quindi anche queste qua a breve sul mio profilo Instagram. Queste non le ho prese su StockX, ma le ho acquistate proprio sul sito di New Balance. Probabilmente era l'ultimo 38 rimasto perché sono andata a ricontrollare la sera stessa il giorno in cui avevo fatto l'ordine e erano esaurite, quindi forse ho avuto una botta di fortuna per una volta nella mia vita e ho preso queste qua. Prossimo capo, che in realtà non è proprio un acquisto perché è un brand con cui collaboro, ho scelto meglio questo abito qui che è di Tally Whale come volete, insomma, è di una lunghezza midi più o meno, su me che sono alto 1,1 m arriva quasi fino a metà polpaccio, ha uno spacco qua a lato, sicuramente lo vedrete meglio indossato che come ve lo sto spiegando io. Devo dire che questo è molto molto carino e nonostante abbia una manica lunga non fa particolarmente caldo addosso. Vi dico anche che taglia ho preso una XS e il prezzo è di 29,99 euro. In caso foste interessati a fare degli acquisti sul sito di Tally Whale, non penso di avervelo mai detto qua sul canale YouTube, forse ne parlo di solito solo su Instagram. Comunque ve lo dico perché magari è una cosa che può interessarvi. Se dovete fare degli acquisti online, vi lascio sotto nell'info box il mio codice sconto, magari ve lo scrivo anche qua in video. Avrete il 10% su tutto il sito online, anche quando ci sono o ci saranno i saldi o degli sconti, delle promo particolari, il codice sconto vi dà diritto a un 10%, quindi perché non risparmiare un 10% e vediamo il vestito indossato. Altra cosina che avete già visto nella miniatura, anche questo ero indecisa se prenderlo o non prenderlo. Alla fine ho deciso di regalarmelo per il compleanno, un pochino in ritardo perché sul sito era sempre sempre sold out, anche sui vari rivenditori come per esempio Farfetch, Luisa Via Roma, eccetera eccetera, era sempre sold out, ma sono riuscita a trovarlo e ho preso questo cappellino qua di Jacquemus fatto in questo modo, quello un po' alla pescatora, insomma, per intenderci. Ha il laccettino dietro, così che si può anche leggermente stringere il cappellino, però io di questo ho preso la misura più piccola che c'era, insomma, quella più piccola da donna che esisteva. Mi va perfetto, temevo mi fosse piccolo, in realtà è perfetto. E niente, questo ve lo faccio vedere indossato così, magari senza fare danno. Ok, il cappellino è fatto così, ha il logo e la scritta qua davanti. In questo modo io lo amo, lo metterei tipo con qualunque outfit.
altro capo sono questi jeans di No Perfect. È un brand di cui vi avevo già fatto vedere alcune cose qua sul canale YouTube, forse l'anno scorso, e io lo amo, ci acquisto spessissimo, soprattutto i felponi oversize, perché li adoro, in inverno sono tipo la mia vita, li metto sempre. Questi jeans qui sono il modello che rimane non troppo stretto in vita, in realtà, perché questa è la taglia più piccola e a me va leggermente morbido, quindi non sta proprio a vita alta, mi sta leggermente a vita bassa, ma leggermente. Dopo lo vedrete indossato. Mi piaceva il fatto che avessero uno strappo laterale, quindi non i classici strappi davanti. Poi, come modello di jeans, sono proprio i soliti che vanno giù abbastanza larghi, ma non troppo, e l'altra gamba ha lo spacco, quello, lo strappo, quello sul ginocchio. Comunque, li vediamo insieme indossati. Vi faccio vedere ora un look completo di felpa e gonna di Shop Art, che è un altro brand con cui collaboro. Ho scelto questa felpina così in azzurro, abbastanza oversize come modello, ma crop, e devo dire che questa l'ho già utilizzata tantissimo, l'ho già messa un sacco di volte. Anche di questa trovate la foto su Instagram, anzi magari ve la lascio qua perché questa foto mi piace particolarmente, e è abbinata, o meglio, l'ho abbinata con questa gonna. Mo se riesco a farvela vedere tutta intera. Allora, è un po' particolare come modello da farvi vedere, nel senso che, allora, è una gonna che rimane stretta così in vita, anche questa è la taglia più piccola, mi va leggermente, ma proprio leggermente larga in vita, comunque infilando dentro la felpa rimane perfetta, quindi non c'è nessunissimo problema. Qui davanti ha un altro pezzo di stoffa con le frangettine che rimane a penzoloni qua davanti, come se fosse un po' un drappeggio, e è di un tessuto molto 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 caldo, non so se si nota in video, comunque è un tessuto molto caldo, perfetto per l'inverno. Piccola pausa da i capi e passiamo ad una scarpa che voglio farvi vedere. Preparatevi, lo so, non tutti piacerà, è un modello abbastanza particolare ed è questa scarpa qui. Oddio, si mette a fuoco? Ok, perfetto. Allora, è il modello Simil Versace. Se le vedete un po' sporche perché già le ho utilizzate una sera, quindi sono un po' sporche per quello. Il modello è Simil Versace, di quelle scarpe che si sono viste alla Milano Fashion Week ovunque, che ha indossato anche Chiara Ferragni, mi sembra che le ha indossate nella versione rossa. Comunque, queste qua io le ho prese su ASOS, magari se ritrovo il link ve lo lascio sotto nell'info box. L'ultima volta che avevo controllato erano sold out, però su ASOS spesso le cose ritornano, quindi se vi interessano date un'occhiata. Questo modello in particolare che ho preso io, devo dirvi che è molto molto comodo, perché il tacco è sì alto, però comunque anche il plateau, come notate, è altissimo e quindi va un po' a bilanciare la cosa. L'unico problema è che bisogna stare molto molto attenti, perché se prendete una storta da queste scarpe probabilmente vi devono ricoverare al pronto soccorso perché vi si è staccata la caviglia, perché sono veramente altissime. Però come modello a me piacciono e volevo provare ad abbinarle e a fare un outfit con le Collant rosa che vi ho fatto vedere prima di Zara. Secondo me non è male come abbinamento, l'ho già un po' visto in giro e non mi dispiace, devo vedere se mi piace su di me, perché spesso le cose che vedo su Instagram, su Pinterest, sugli altri, mi piacciono tantissimo, poi le indosso io e dico, no Giulia, forse non è il caso che tu esca di casa in questo modo. Comunque voglio provare a vedere come sto e in caso mi piacerà lo vedrete su Instagram. Rimaniamo in tema ASOS e vi faccio vedere questo Varsity, questo bomberino qua blu, che è fatto così. Questi stanno andando di moda tantissimo, stanno spopolando ovunque, li trovate anche da
Zara, da Pull&Bear, da Bershka, veramente ce ne sono ovunque. In particolare io mi ero innamorata di questo qua perché l'avevo visto, mi sembra, su un post Instagram di Veronica Ferraro, però tipo fine estate. Poi alla fine sono riuscita a trovarlo perché era tornato disponibile. L'ho preso al volissimo e rispetto a quelli che ho visto da Bershka, forse questo è leggermente più pesantino, quindi anche per l'inverno, magari con sotto un felpone, si riesce ad indossare. In realtà a Milano quelli di Bershka e di Pull&Bear secondo me sono un pochino freddi per indossarli d'inverno anche con sotto un felpone. Questo dovrei riuscire a sfruttarlo, comunque finora l'ho già messo e stramesso tantissimo. Siamo quasi giunti alla fine perché ho ancora due cosine da farvi vedere. Ho preso questi jeans di Gizar, forse è un brand anche questo di cui vi avevo già parlato qua su YouTube. In realtà non li ho proprio presi io, ovvero io li avevo visti, mi piacevano, volevo acquistarli e poi me li hanno regalati per il compleanno, quindi direi perfetto. Sono un pochino particolari perché sono a gamba super 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 larga, sono tutti strappati sulle ginocchia, tanto strappati, e in fondo hanno il risvolto. In realtà il risvolto è una cosa che si può togliere se siete un po' più alte o comunque tagliare, perché tanto in fondo sono a taglio vivo, quindi volendo si può tagliare, ma devo dire che era un particolare che a me piaceva molto di questo jeans e quindi gli ho lasciato il risvoltino. Ve li faccio vedere indossati. Ah, non vi ho detto il particolare delle tasche, ovvero una tasca è così, normale con lo strappo, invece l'altra tasca è soltanto disegnata e sfumata in questo modo, e anche il taschino qua davanti è tagliato. Vi faccio vedere indossati perché visti così non dicono granché, ma vi assicuro che indossati sono veramente molto molto fighi. Ultima cosina che ho da farvi vedere, ovvero questo cardigan fatto così. Sicuramente se vagate un po' su Instagram l'avrete visto più volte perché sta spopolando ed è ovunque. Devo dire che ero indecisa se prenderlo così o nella versione rosa con poi tutti gli inserti sempre in verde, però alla fine ho optato per il classico, questo che lo si può indossare anche con sotto un pantalone verde, con sotto varie cose, rispetto a quello rosa che magari era un pochino più impegnativo. Questo l'ho preso in un negozio di Lissone, che però vende anche online, quindi se vi interessa lo store è questo qua, si chiama Twins Store. Le ragazze sono veramente gentilissime, sono troppo troppo carine. Vi lascio il link alla loro pagina Instagram giù sotto nell'info box insieme a tutti i link, andate a dargli un'occhiata se vi piace questo stile perché hanno davvero un sacco di chicche molto molto carine. Non so per quanto tempo ho parlato oggi, ho la gola secca, comunque siamo giunti alla fine del video. Io spero come al solito che il video vi sia piaciuto, che i capi vi siano piaciuti, di avervi tenuto un pochino di compagnia. Voi sicuramente avete tenuto compagnia a me, fatemi sapere sotto nei commenti cosa vi è piaciuto di più, cosa vi è piaciuto di meno. Vi leggo sempre tutti, rispondo sempre a tutti, ve lo dico sempre, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!